ho leggermente declinato l'invito a poter, che la possono tenere anche a casa tranquillamente. Il bello dello sport è anche lo sfottò, dai. Ma a parte lo scherzo, l'Atletica è la dimostrazione che non esiste rivalità tra Catania e Palermo. Siamo tutti fratelli della stessa terra, quindi non c'è motivo di scendere a questi bassi livelli. Siamo una squadra in tutti i sensi, siamo siciliani provenienti da tutta la Sicilia e siamo più uniti che mai, anzi ci facciamo forza l'un l'altro. Senti Isi, questa è la tua prima esperienza fuori casa, sì. Insomma, no? 18 anni, qualche altro ragazzo come te magari si è appena diplomato e va a studiare fuori o va a lavorare fuori, com'è? All'inizio è un po' dura, all'inizio c'è l'eccitazione perché dici sì, me ne vado di casa, comincio a vivere da solo. Però poi quando ti vedi tutto già pronto, la casa già pronta e tutte le cose pronte, dici magari era un po' più facile la vita con i genitori. Ho imparato le strade, ho imparato a vivere anche da solo. Devi crescere. Non si va a compromessi. Tu stai studiando, stai creando, sì, ora, studi. L'ultimo anno di maturità. E poi che vuoi fare? Diciamo che questo è l'anno della verità. Vedremo se continuare con l'Atletica, anche se non la lascerò mai, anche se dovessi andare all'università. E poi vediamo se iscrivermi a scienze motorie o economia e management. Lo sport deve entrare nella mia vita e ne fa parte, non credo che non uscirà mai. Possiamo giocare? Stasera per fare la pizza. Cosa vuoi fondare? So, va! E se fa lei? Cos'è? Didier! Che cosa fa Didier? Attenzione, raga! Attenzione al 90esimo, attenzione al 90esimo! Ma immediatamente! Hai fatto quel 3-0 su Cantaforbice e Pietra, quindi... Però... Piccola non si può giocare 88 minuti con le freccette della PS2. Dai, il Marocco è forte, ti prendi in contropiede! Senti, sì, la cosa che ti piace di più di Palermo e la cosa che ti piace di meno? La cosa più bella è che è veramente una bella città, si mangia bene. La cosa che odio di più? Avete la macchina in quadrupla fila. La cosa più che ti piace di più e di meno della tua città? La cosa che mi piace di più è che la mia città è ricca. Hai tanta movita, puoi fare di tutto e di più. La cosa che mi piace di meno è che non la sappiamo valorizzare. Dura vita ai lanciatori. L'ultimo giorno di allenamento di tecnica prima della gara. Sabato abbiamo una gara, ci sarà, di qualificazione per i campionati italiani invernali di lancio. Cioè, lui ha una dote molto, molto grande, questa proprio azione del braccio nel finale di lancio. Però stiamo lavorando ovviamente per migliorare il tutto. Spero che un giorno saranno ripagati i sacrifici che hanno fatto, che ha fatto la mia famiglia e sta facendo tuttora. Mio nonno ha fatto parte della mia vita negli ultimi 4 anni, tutti i giorni ci siamo visti, tutti i giorni ci sentiamo, ancora qualche consiglio me lo dà. Spero che un giorno verranno ripagati e credo che questa sia la strada giusta.